Siamo sulle colline tra Diano d'Alba e Grinzane Cavour. Grinzane Cavour, dove fu sindaco Camillo Benso Conte di Cavour, che era anche proprietario di diverse vigne, nelle quali fece lavorare anche un enologo francese per migliorare il suo vino. Noi non abbiamo enologi francesi, ma abbiamo la nuova Citroën EC4, totalmente elettrica, 100% elettrica. Il nuovo crossover coupé della casa francese, grazie alla concessionaria Armando di Alba che ce l'ha prestata. Come sempre Citroën ha come primo obiettivo quello della comodità. Appena ci si siede si notano i sedili molto comodi, molto soffici, hanno diverse imbottiture che rendono sicuramente comodo un viaggio anche piuttosto lungo. E questo si aggiunge in questo caso, su questa versione, alla estrema silenziosità, perché il motore elettrico ovviamente non fa rumore. Va anche detto che su questa C4 ci sono le sospensioni progressive, quindi ammortizzatori che assorbono molto bene le asperità del terreno, le buche, e quindi rendono ancora più confortevole la marcia. Su quest'auto, rispetto alle altre della stessa casa, sono tornati tasti fisici del climatizzatore con delle rotelline che permettono di regolare i flussi d'aria. Il motore elettrico di cui è dotata questa C4 e C4 perché è la versione elettrica, sviluppa una potenza di 136 cavalli che equivalgono a 100 kW, con una coppia di 260 Nm. Con le sospensioni progressive e un assetto piuttosto morbido, si sente quello che Citroën chiama effetto tappeto volante. In effetti l'auto assorbe molto bene qualsiasi asperità su qualsiasi tipo di terreno, ma nonostante questo si comporta anche bene in curva. In modalità B, cioè brake, l'auto ha la possibilità di farci guidare quasi con un pedale solo, perché il freno motore di fatto consente di rallentare la macchina senza schiacciare appunto il pedale del freno. E questo, quando c'è una discesa tipo quella che stiamo affrontando in questo momento, è molto comodo perché uno mi dà più sicurezza, due fa in modo che le mie batterie si ricarichino automaticamente quando appunto la macchina scende, come capita in questo caso. Le misure: la EC4 è lunga 4 metri e 36, larga 1,80 m e alta 1,52 m. Lo spazio anteriore è abbondante, le disposizioni dei comandi rispondono a buona ergonomia. C'è anche spazio per le gambe per i passeggeri posteriori grazie all'allungamento del passo, e il posto guida si può adattare facilmente alle esigenze di tutti. Eccola qui. Una cosa che notiamo subito è il nuovo disegno dei fari anteriori, dei gruppi ottici anteriori, su due linee. Molto sottili i LED di posizione sotto il cofano e poi i proiettori abbaglianti e inabbaglianti sotto, molto più importanti. Tutti a LED. Altra caratteristica particolare è quella dei proiettori posteriori, vedete AX praticamente, anche se ricordano un po' proprio il disegno della cromatura che incornicia i proiettori anteriori. E poi c'è questo spoiler abbastanza importante sulla base dell'1.8 posteriore. Yeah.
Il bagagliaio offre 380 litri di capacità che diventano 1280 abbattendo i sedili. Qui abbiamo di serie il cavo per la ricarica alla presa domestica, sia quello da 22 kW per una ricarica più veloce. Quando si accende l'auto viene fuori il piccolo schermo del head-up display, dove vengono proiettate le informazioni principali del cruscotto. Come vedete adesso sono fermo, quindi si vedono poco, ma vi assicuro che è molto comodo. Sull'ampio touchscreen da 10 pollici centrale ci sono due tasti fisici, che sono quello relativo alle impostazioni della vettura, così è molto facile accedere, regolazioni veicolo, oppure quello della home, grazie al quale io posso subito arrivare a tutte le impostazioni possibili. Applicazioni, da qui io ho l'integrazione Apple CarPlay e Android Auto. Cruscotto digitale da 5 pollici e mezzo con l'indicazione delle modalità di guida. Sport, che è questa, possiamo cambiare tirando indietro, normale, eco, e noi ce l'abbiamo sempre, il selettore è questo. Tra le particolarità della plancia c'è questo cassetto a scomparsa che può contenere un tablet, e lo stesso tablet ha una custodia particolare grazie alla quale può essere fissato a questa staffa. Si fa così e il tablet può diventare un ausilio per passare i viaggi più tranquilli, proprio a favore dei passeggeri che possono guardare un film o altre cose, oppure addirittura scrivere, perché questo è molto stabile. Bene, anche per questa volta è tutto. Se avete apprezzato il video magari lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ancora grazie alla concessionaria Citroen Armando di Alba che mi ha prestato la macchina, e ci vediamo la prossima volta. Buoni chilometri a tutti, ciao!